superato quella fase dove bevo acqua. Ora non mangio e non bevo, praticamente. Non ti dico la stregia, la cretinata. Per un concetto semplice. Se uccido tutti i visionari in un giorno, spezzo il loop, punto. So dove passano il tempo, ma non sarà una cosa così semplice dargli la caccia. Per fortuna sono un testardo figlio di puttana. Sto dicendo a me minuto tramite fotosintesi. Dopo aver trovato il PCL e stabilita l'ubicazione ai visionari, hai completato l'indizio, il giorno più lungo. Gli indizi non riguardano solo i visionari. Seleziona questo elemento con il puntatore per rivedere gli indizi sull'arsenale. Andiamo e vediamo. Il complesso, ubiquità, il pomeriggio, trova la ricerca di Luigi. Luigi, e abbiamo anche quel potere là. Perfetto, vai. No, è una parte che mi piace. E? È un grande passo, Colt. Cosa avrei da perdere? Beh, se muori, le tue armi, direi. Ma se ci riesci, le puoi tenere. Io riesco sempre, anche se non sembra. E com'è che mi tengo le armi? Il processo di infusione? Non è per questo che sei qui? Non mentirò. Me lo sono detto io. Non sei l'unico con altri me, lo sai? Non sei speciale. Ah, ma se riuscissi... Già, sì. Auguri. Sono vicini. Questa cosa dell'infusione mi piace sempre di più. Sono vicini, bene, questa è già una cosa buona che sono vicini. Proviamo ad andare in questa direzione, vediamo com'è la situazione qua. Ok. Modalità stealth. Allora. Oh. Sparachiodi. Facciamo così, va. Vedo un po' più efficace la sparachiodi. Sento dei passi ma non li vedo. Sono io con i passi? Ah no, eccolo là, eh. Ce ne sono parecchi là. Uno lì. Un altro lì. Ma ce ne deve essere un altro. È impossibile che siano così pochi. Dovrei vedere bene come muoverci per evitare di essere beccati. Ah no, ce n'è un altro là, guarda. Visto? Là. Là, là, là. Non me lo fa puntare l'altro. Allora, proviamo a muoverci di qua così. Ok. Vediamo qui che cosa ci può essere. Sono tre, compreso quello sulla roccia soprattutto. Due sono vicini però. Oh, cane, ce n'è uno là. No, più di uno. Uno lì. Non sono riuscito a puntarlo. Com'è quella volta? Oh cane. Aspetta. Ah, no, quelli se ne accorgono. Se sparo a quelli se ne accorgono. Devo capire che giro fanno. Aspetta, quella mi vede là. Devo vedere di puntarli tutti quanti e capire i loro movimenti. Ok. Tanto quello è rimasto là. No! Pensavo di beccarlo. Ah.
Aspetta, pareva che la porta non era chiusa, no? Sto proprio da Dio. E quel qualcuno non sono io. Ok, qua c'erano le cose per curarmi. Ok. Preferisco questo. Ok. Quindi questo siamo riusciti a passarlo. Però mi terrei la sparachiodi ancora. Ma che dobbiamo muovere là a destra. Vediamo se posso passare un po' più avanti. No, non c'ho la. Non ce l'ho la granata. Ce l'ho la granata. Ce l'ho la granata, mannaggia. Non l'avevo vista. Ok. No. No, togli. Come si fa a togliere la seconda arma? Non me lo ricordo più. Facciamo così, eh? Ok. Sono già al massimo. No, ma qua è da dove sono entrato? No. Ma io devo andare dall'altro di qua per forza, sì. Ok. Non essere ingordo. Non c'è niente di particolare qua? No, è una stanza come un'altra. E nascondermi. Hola. Fermati. Ok. Devo cercare di eliminarli senza farmene accorgere per andare tranquillo. Così. No, a posto. Ma sono io che faccio questi rumori. Ce n'è un altro là. Ok. L'abbiamo fatta. Sì, per un pelo. A quanto disto? Ah, mi sono abbastanza. Mi sono avvicinato abbastanza, eh. Un chiosco di consegna si trova nel parcheggio. Che fa questo? Ah, ma non ci abbiamo. Non ci abbiamo il codice. Ok. Abbiamo solo 11 chiodi, dobbiamo stare attento pure come li dobbiamo usare. Ora, perfetto. Ora temo che però qui ci sia un fossato che non mi permette. Ok. Dovremmo vedere qua se ci sta qualche ingresso. No, quella è acqua però. Devo stare attento. Non c'è nessuno qua, posso pure correre forse. Qui c'è un bunker. Ah, ma qui è pure. Dove posso uscire? Fa vedere. Sì, no, allora no. Ok. Niente, devo fare. No, forse aspetta. Forse posso andare per di qua.
Ok, forse sì. Ah, ci sta un sistema di allarme là. Devo fare attenzione. No, stavo finendo in acqua. Allora. Aspetta. Ok. Perfetto. Riesco a vedere se qua c'è qualcuno. Oh sì. Mannaggia, pensavo di averla uccisa. Ok. Non serve. Stiamo sprecando tempo, Wenji. No. Non riesco a leggere mentre parli. Wenji, molte. Plausibile. Non sarà semplice. All'80%. 20% di perdita. Portare il serbatoio qui dalla sala controllo è arduo. Il residuo svanirà nel trasferimento. Ovviamente. Che cazzo era quella luce? Perché non posso avere una tempesta di cose? Destrina. Destrina. Allora, una l'abbiamo fatta fuori, giusto? La dottoressa l'abbiamo fatta fuori, non ho capito. Ok, fatto. Però ora dobbiamo trovare l'altra cosa per cui siamo venuti qua, giusto? Wenji, Wenji. Ah no, e là ricerca sul residuo. Ok, quindi abbiamo fatto la secondaria. Ok, guarda là. Era, no, no, vedi, Wenji, 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 c'è ricerca del residuo. Quindi questi, tutto per di qua. Non ho capito, forse non abbiamo fatto uno. Aspetta, fa vedere. No, come facciamo a vedere le missioni? No. Ah, ecco come si fa svuota mano secondaria. Ok. A questo punto... Dov'è la sparachiodi? Ok. Se quel calcolo è corretto, potremmo ritirare il lupo su migliaia di anni. Tutte le Wenji sono uguali, ma se non lo fosse, stai dicendo che potremmo avere un cervello limitato? Non tutto, alcune. Ipotesi, micro fluttuazioni di transito creano micro deficienze. Il concetto di identità è diverso. Dove sono i sei? Se un'altra volta... Qui se non sbaglio c'era qualcosa per curarmi? No, aspetta, no, c'era, c'è. Aspetta. Oh, no, no, no! Ricarico.
Oh, vabbè. Beh, prevederlo no. Come porta chiusa? No! Ho sbagliata. Ah, non ho neanche più... Ok. Vabbè. Ok. La tre stanno di là. Quello non fa scattare l'allarme. Ok. Niente. No. Ok. Ah, qua ci stanno, ok. No, ho finito le munizioni qua. Mi piace quando fai così. Troviamolo. C'erano delle armi qua, eh. Prendiamo questo. Qua c'è un'altra arma. Cambiamo arma. Oh, c'è questa. Cosa? Il vero potenziale. Oh, che è? Ok. Wow. E sono quelle altre due che stanno di là. Come ci arrivo di là? Che pad. No. Qua non ce l'ho. Io di bene. Che pad non ho la chiave qua.
Oh, ho trovato un altro. Piastrina personale. Come si diano le piastrine o non mi ricordo. Jay? No. No, nell'arsenale non posso andare da qua. Ok, va bene. Dobbiamo andare a prendere quelle altre. Dobbiamo uscire da qua. Porta chiusa. Ok, ci siamo qua. Uccisa. Mamma mia. Ok. Operazione tattica. Jay, apri, nuova scoperta. Ah. Posso accedere ai comandi di depressurizzazione di Wenji da un dispositivo protetto da codice nel suo laboratorio di sicurezza. Sarà maniaca del controllo, ma qui, signori, abbiamo una falla. Abbiamo una falla. Sì. Frank spara i fuochi artificio. Vabbè, questo. Ho trovato una combinazione nella base delle spie a Freeze 6A7. Ok, va bene. Guarda qua che abbiamo trovato. Ok, ora dobbiamo andare là. Ok. Ah, aspetta. Ok. Non male. Ok, vediamo se capisco. Allora. Osservazione. Ancoraggio del loop ai visionari tramite l'anomalia. L'anomalia è riuscito. Fortunatamente l'anomalia che, produce ancora soltanto tracce di residuo instabile. Va bene per le piastrine, è accettabile per le tavolette, meno adeguato all'infusione. Conferma dell'esistenza di oggetti visitatori. Obbligazione. Avevo previsto sovrapposizione solo in ricorsività successiva. Oggi non riesco a leggere. La presenza nel primo giorno suggerisce che non è il primo giorno. Conferma degli oggetti visitatori composti principalmente da residuo. Spiegazione. Una versione in scala ridotta del procedimento di stabilizzazione del loop dovrebbe ancorare un oggetto infuso di piastrina arma a un singolo visionario io, trasformandolo in un visionario permanente che persiste nelle ricorsività successive. La mietitrice è pronta, l'infusore è pronto, io sono pronto, l'incognita è il residuo. Ok, non ci capite niente, però quindi che devo fare? Ah. Ogni visionario dispone di riserve di residuo significative. Può essere io la stanchezza, ma la procedura di raccolta è quasi sicuramente letale. Uccidere i visionari compromette la stabilità del loop. Soluzione ovvia, visionari, visitatori, da collaudare con l'esperimento sulla breccia. Esperimento quasi riuscito. Quando più visitatori di un singolo individuo si manifestano, ucciderne uno ne trasferisce residuo nei rimanenti visitatori, rendendo impossibile la raccolta immediata. Uccidere ogni versione di me stessa produrrebbe il residuo necessario all'infusione, ma così morirei, inaccettabile. Non è possibile alloggiare la mietitrice nell'infusore come cadavere o beneficiare dell'infusione. Serve qualcun altro. Alexis potrebbe essere convinto facilmente, ma 20 dorsi mi farebbero venire un ictus. Colt è ormai un ribelle, troppo pericoloso da replicare. Charlie? Uccido la Wenge e poi uso questo affare per raccogliere il residuo che serve al suo macchinario. Ah, interessante, sì. Un'osservazione sulle antiche
anticipazione di stamattina. Mm. Il rilevante miglioramento delle capacità degli eternalisti Colt e Giulianna. Sì, e due verità sono diventate palesi. Una, il loop temporale è attivo da un po'. E due, entrambi conservano i ricordi di ogni iterazione, mentre gli altri, vale a dire noi, invece no. Allora cazzo, basta interrompermi. A questo punto possiamo dunque presumere che ogni giorno... Sono la vera Wedge. Poi abbiamo fatto di tutto per conservare. Ho fatto, l'ho aspirata. Nonostante siamo riusciti a propagare questa. Ok, abbiamo finito la missione. Ho ripetuto queste fasi di ricerca preliminare più volte, senza risultati rivoluzionari. Ah no, ve lo devo tenere in mano. Ovvia. Ci abbiamo già provato senza successo. Questi dubbi esperimenti con l'infusione di residuo per conservare oggetti, piastrine tra le iterazioni. Se ci riusciamo con le piastrine, forse possiamo con noi stessi. Molto okay. Bene. Ok. Ora entriamo in questa specie di doccia e premiamo il pulsante? Merda, come cazzo dovrei fare? Sulla piattaforma. Premere il pulsante? Ok, scienza. Balliamo. Guarda che ti sparo in... Non mi piace. Ok. Effetti collaterali, la morte è un piccolo prezzo da pagare per mantenere il tuo equipaggiamento. Ok, quindi stiamo ricominciando la giornata. Bello, bello però come gioco. Questa operazione mi è piaciuta parecchio, è stata complicata, però è stata bella, devo essere sincero. Mi è piaciuto, uno dei tanti pericoli di Blackreef ti ha ucciso, la morte è un piccolo prezzo da pagare per mantenere il tuo equipaggiamento. Ora puoi usare il residuo per infondere armi, piastrine e tavolette in modo da conservarle tra i loop. L'equipaggiamento infuso torna nel tuo arsenale ogni mattina. Bene. Ottieni residuo di oggetti infusi su Blackreef e dai glitch lasciati dai visionari morenti. Puoi anche sacrificare armi, piastrine e tavolette per ottenere altro residuo. Non puoi conservare residuo tra un loop e l'altro, perciò ti conviene usarlo non appena puoi. Non puoi conservare residuo. Sì. Quando muori riprendi e il residuo attualmente posseduto viene lasciato a terra nel punto in cui sei morto. Segnalo da un indicatore, se non hai più riprese il giorno ricomincia, il residuo andrà perso. Ai 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 ai. Ok. Perfetto. Oh, sì, cazzo! Ha funzionato! Ha funzionato e come? Chi okay. È il super scienziato oh. Adesso? Io e te, sì. Per sempre insieme. Oh, finché non spezzo il loop. Che nome ti do? Grande Colt. Arma suona un po' troppo formale. Arma letale? Armageddon? Forse la macchina?